Libero in 3 minuti, in super sintesi, come si presenta la giornata che inizia? No, dico, ma che altro deve succedere al festival? Allora, ci leviamo il cappello, complimenti a Amadeus, complimenti ai Vertici Rai per i risultati d'ascolto non buoni, addirittura eccellenti, una cosa bulgara, l'ultima serata, 74% di share, cioè 3 televisori su 4 sintonizzati su Rai World, che gli vuoi dire, complimenti, bravi. Però, con la stessa onestà intellettuale, dobbiamo dire il contrario di bravi, dobbiamo dire pessimi per quello che riguarda la gestione di tutte le cose politicamente sensibili. Si era detto un festival senza politica. Ah sì, abbiamo cominciato conferenza stampa del giorno d'apertura cantando Bella Ciao. Il casino dei trattori che avete fatto montare voi, perché se tu prometti a una categoria che già sta protestando con ottime ragioni, ma se tu prometti a quella categoria di salire su un palco da 11 milioni di persone, è chiaro che la cosa monta, poi dopo ritiri l'offerta, la derubrichi a mera lettura di un comunicato, è chiaro che la cosa si infiamma ancora di più. Poi, 4 casini, non uno, 4 casini sul Medio Oriente. Primo, Darjan D'Amico che fa il comizietto cessato il fuoco. Secondo, Diodato che il giorno dopo dà ragione a Darjan D'Amico. Terzo, Gali che la serata finale parla di genocidio, non sapendo neanche di cosa parla. Quarto, ieri a Domenica Inn, post festival, Gali che rifà il comizietto con Siamara, tutti contenti eccetera, ma per 4 volte viene fatta una cosa anti-Israele e non c'è uno straccio di autore, di conduttore, di addetto eccetera che dica scusa, ma vorresti ricordare per caso il 7 ottobre, i 1200 ebrei uccisi, le centinaia di rapiti, il fatto, scusa, questo è un festival musicale, che buona parte degli ammazzati israeliani del 7 ottobre erano giovani che partecipavano a un festival musicale, è possibile che nessuno abbia avuto la prontezza né di pensarci prima né di pensarci dopo in nessuno dei 4 episodi e che si sia dovuto finire con un comunicato appiccicato in cui l'amministratore delegato della RAI chiede scusa. Ma dai, allora, questa cosa qui ci riporta al punto da cui eravamo partiti all'inizio della scorsa settimana. Se tu hai una manifestazione con 11, 12, 13 milioni di persone, è la cosa più politica di tutte, ha un impatto che è immenso, ti basterà sapere che le normali trasmissioni politiche quando va bene fanno 1 milione di spettatori, quindi qui c'hai un bazooka 10, 11, 12 volte più forte, non si può giocare. Quando hai in mano uno strumento di questo genere non puoi far finta di non sapere che ogni virgola, ogni sussurro, ogni mezza parola detta o non detta peserà tantissimo e queste cose non si possono affrontare con leggerezza, non sono solo canzonette.